Ciao a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti sul mio canale. In questa terza lezione di questo videocorso per principianti di disegno che ho deciso di portare sul mio canale, voglio parlarvi di un argomento davvero interessante, e cioè la prospettiva. Ci tengo tanto a precisare che questo video non vuole essere una spiegazione di come rappresentare la prospettiva a livello geometrico, ma bensì semplicemente quello di darvi qualche piccola nozione di base che poi potete applicare mentre disegnate. Per disegnare un paesaggio, uno scorcio, degli edifici, un panorama, è importante conoscere delle piccole regole di base sulla prospettiva. La prospettiva non è altro che un metodo per rappresentare oggetti, forme, edifici, in modo da suggerire il senso del volume in relazione alla distanza di chi osserva, e cioè rappresentare l'oggetto esattamente così come lo percepiamo con gli occhi. Immaginate un deserto sconfinato, piatto, che si perde all'orizzonte. L'orizzonte è la percezione più distante che il nostro occhio riesce a cogliere ed è una linea perfettamente dritta orizzontale parallela al nostro punto di vista. Ogni elemento in un disegno prospettico ha come riferimento l'orizzonte. Per esempio, se questo deserto fosse attraversato da una ferrovia, i binari che lo percorrono sembreranno più fitti a mano che si allontanano dal nostro punto di vista e anche di convergere in un punto lontanissimo nell'orizzonte. Pertanto, quello che vediamo non corrisponde alla realtà, perché sappiamo bene che i binari non si uniscono mai, ma che si tratta solo di un effetto visivo dato e percepito dal nostro occhio. Se invece immaginiamo una fila di pali che percorrono la ferrovia, il nostro occhio li percepirà più fitti e più bassi via via che si allontanano, fino a scomparire nel punto di vista sull'orizzonte. Vi voglio mostrare un altro esempio per farmi capire meglio. Immaginiamo di essere in piedi con il nostro punto di vista perfettamente al centro nell'orizzonte, che è il massimo del campo visivo che riusciamo a cogliere. Tutti gli oggetti che avranno l'estremità al di sopra della linea dell'orizzonte li vedremo dal basso verso l'alto, mentre tutti gli oggetti che vedremo al di sotto della linea dell'orizzonte li vedremo dall'alto verso il basso. E queste piccole indicazioni sono fondamentali se, per esempio, decidiamo di disegnare uno scorcio con degli edifici. Disegnando un edificio, molto probabilmente si avranno due muri disposti ad angolo retto con uno spigolo perfettamente verticale. Le estremità opposte dello spigolo convergeranno allontanandosi in due diversi punti di fuga, dove verranno disegnate e definite le mura. Ricordate che può capitare, come in quest'altro esempio che ho fatto, che il punto di fuga si trovi al di là del nostro foglio. Se vogliamo essere più precisi, possiamo aggiungere un altro foglio in brutta accanto al nostro disegno, dove proiettare tutte le linee e i punti di fuga. Tutte queste regole valgono anche per i dettagli di una facciata, come porte, finestre e comignoli. Tutte le linee verticali rimarranno tali, mentre quelle orizzontali convergeranno al punto di fuga. Quelle al di sopra dell'orizzonte le vedremo dall'alto verso il basso, quelle al di sotto in maniera opposta. Un altro esempio di prospettiva di cui vi voglio parlare, che è molto importante sia nel disegno che nella pittura, è la prospettiva aerea. Ho disegnato questa scena notturna con due persone in bicicletta. La prospettiva aerea considera gli effetti di gradazione tonali prodotti dalla interposizione dell'aria fra l'osservatore e gli oggetti, disposti nei vari piani in lontananza. Possiamo notare questo effetto nella maniera più evidente negli spazi aperti, come in un paesaggio. In questi ambienti, nei piani più vicini all'osservatore, i particolari degli oggetti sono molto nitidi e di toni e i colori più intensi. Nei piani intermedi e in quelli più in lontananza, invece, queste caratteristiche via via impallidiscono, si attenuano e si sfocano. Oltre a questo esempio che ho disegnato, voglio mostrarvi come queste piccole indicazioni che vi ho spiegato le possiamo ritrovare in un mio dipinto ad olio, quello della casetta blu.
Se vi siete persi il video dove vi mostro l'esecuzione pittorica di questo quadro, potete trovare il link per recuperarlo sotto nella descrizione in basso. In questo dipinto troviamo l'orizzonte, due punti di fuga e la prospettiva aerea, dove le montagne in lontananza dietro la collina appaiono poco definite e addirittura azzurre. Questo perché, secondo la prospettiva aerea, gli elementi che sono molto distanti dal nostro punto di vista si offuscano e si attenuano. Ovviamente nelle brevi distanze, come in soggetti come nature morte e figure, l'effetto di prospettiva aerea è quasi impercettibile. Possiamo in questi casi suggerire l'impressione di profondità delineando con precisione e nitidezza gli elementi più vicini e con toni più sfumati gli oggetti o le parti più distanti. Per il progetto di questa lezione ho deciso di disegnare uno schizzo veloce di un borgo, cercando di usare una prospettiva intuitiva e le regole che vi ho spiegato prima per comporre il paesaggio. Per realizzare questo disegno vi serviranno un foglio o un blocco da disegno, una matita HB, una matita 4B, un righello e una gomma. Per poter fare le linee di fuga e le proiezioni più ampie, inserisco un foglio in brutta nel lato del foglio. Uso la matita HB e la prima cosa che faccio è quella di rilevare l'orizzonte. Faccio una linea dritta a circa 6 cm dal basso. A questo punto stabilisco il punto di fuga dove verranno proiettate tutte le linee. Quando si disegna uno schizzo veloce di un borgo, dobbiamo iniziare stabilendo la posizione degli oggetti in primo piano. Questo ci permetterà di costruire a mano tutto il resto. Disegno un quadrato al bordo del foglio e proietto l'estremità nel punto di fuga. Stabilisco anche una seconda altezza che proietto sempre al punto di fuga per capire come devono essere posizionati i comignoli. Disegno due linee per stabilire il tetto della posizione della casa più indietro. Come vi ho spiegato prima, in un paesaggio possiamo trovare molteplici punti di fuga che si sovrappongono e si intersecano. Per la staccionata in basso creo un secondo punto di fuga proiettando altre linee. Con queste poche linee ho stabilito le varie posizioni del borgo su cui poi costruirò tutto il resto. Ovviamente non si tratta di un disegno tecnico, ma di una base per aiutare l'occhio a non commettere errori quando disegniamo questi soggetti. A questo punto posso inserire dei nuovi riferimenti che proietterò sempre al punto di fuga iniziale e eventualmente correggere qualche errore fino a comporre il mio schizzo di un borgo in prospettiva. Ho usato il punto di fuga iniziale per tutto il disegno, tranne che per la staccionata che ho proiettato in un altro punto di fuga per creare più movimento nella composizione. Alleggerisco le linee con la gomma e cambio matita con la 4B. Con la matita più morbida e una diversa pressione della mano inizio ad aggiungere i vari valori tonali e qualche dettaglio. Quando facciamo uno schizzo di un borgo, magari dal vivo nel nostro sketchbook, dobbiamo sforzarci subito a cogliere l'orizzonte e a capire dove convergono tutte le linee di fuga e disegnare una struttura di base prima di comporre il disegno. Con tanta pratica e allenamento il vostro occhio riuscirà a percepire la prospettiva in maniera intuitiva senza aver bisogno di un righello. Il compito fino alla prossima video lezione è quello di andare fuori, visto che sta arrivando la primavera e le belle giornate, e cogliere la prospettiva osservando dal vero i piccoli scorci che ci sono nel vostro paese. Cercate di far presente le piccole nozioni che vi ho suggerito in questo video e se volete mostrarmi i vostri lavori potete taggarmi su Instagram. Il link è nella descrizione in basso. Aggiungo gli ultimi dettagli ed ecco il mio schizzo di un borgo in prospettiva. Ovviamente l'argomento prospettiva è davvero vastissimo e mi piacerebbe che questo video sia per voi un piccolo spunto poi per poter approfondire l'argomento, anche perché credo che in un breve video riuscire a parlare della prospettiva è davvero difficile. Comunque sia, spero che queste piccole nozioni di base che vi ho dato possano tornarvi utili. Se questo video vi è piaciuto, non vi dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale e magari anche attivare le notifiche, così da non perdere nessuna delle prossime video lezioni che ho deciso di portare
portare in questo corso di disegno. Se volete mostrarmi i vostri lavori, potete taggarmi su Instagram, il link al mio profilo lo trovate sotto in descrizione, e se invece avete qualche suggerimento sull'argomento futuro da trattare nella prossima lezione, scrivetemelo nei commenti perché, come sapete, tengo molto presente la vostra opinione. Per il resto, io adesso vi saluto e noi ci vediamo presto sempre qui sul mio canale. Ciao!